Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Proseguiamo le nostre classifiche dedicandoci stavolta, come suggerito da alcuni di voi nei commenti dei precedenti video, alle medie punti del campionato di Serie B. Prendiamo in considerazione solamente i tornei a girone unico disputati nel campionato cadetto, applicando i 3 punti per la vittoria a tutti i tornei disputati per rendere omogeneo il raffronto della media punti. Utilizzando questi criteri scopriamo quali sono state le 10 migliori squadre nella storia del campionato di Serie B. Liguria 1940-41, 2,08 punti a partita. L'associazione calcio Liguria rappresentava la nuova denominazione della Sampierdarenese, uno dei club che diedero poi vita alla moderna Sampdoria. Il regime fascista impose al club di assorbire Rivarolese e Corniglianese, nonché di assumere la denominazione Associazione Calcio Liguria e dopo il sesto posto del 1939 la squadra retrocesse in Serie B l'anno successivo. Il ritorno nella massima serie avvenne a ritmo di record con Adolfo Balonceri in panchina e Angelo Meroni, capocannoniere della squadra che vinse il campionato davanti al Modena. Palermo 1931-32, 2,08 punti a partita. È una stagione storica per i rosanero, quella della prima promozione di sempre in Serie A e del trasferimento alla favorita della squadra. Il Palermo chiude il campionato primo davanti al Padova con 50 punti e un attacco atomico da 80 reti, delle quali 28 realizzate dallo storico bomber Carlo Radice. Curiosamente un campionato da record che partì con l'esonero del tecnico Tony Carnielli alla sesta giornata, dopo una doppia sconfitta contro Vigevanesi e Cremonese, con la guida che passò nelle mani dell'ungherese Gyula Feldman. Casale 1929-30, 2,08 punti a partita. I nerostellati sono stati i primi vincitori della Serie B a girone unico, 49 punti, 3 di vantaggio sul Legnano II e un attacco da 85 gol in 34 partite con 26 reti realizzate dal bomber Luigi De Marchi. Nonostante qualche battuta a vuoto come il poker incassato a Genova contro la dominante, il Casale sfruttò l'imbattibilità in casa dove sfoggiò alcune partite assolutamente spettacolari, come l'8-2 inflitto alla Reggiana e i 6 gol rifilati a Verona, Biellese, Venezia e Prato. Napoli 1949-50, 2,09 punti a partita. Un campionato dominato da Napoli e Udinese con i partenopei che la spuntarono con 61 punti in 42 partite. Sono gli anni in cui la squadra gioca allo stadio Arturo Collana e il pubblico acclama il bomber croato Šuprina, che in quella stagione contribuirà alla promozione degli azzurri con 15 reti. Lane Rossi Vicenza 1954-55, 2,11 punti a partita. Una promozione che rappresenta l'inizio di un'era per la società berica. È l'anno in cui il Vicenza diventa Lane Rossi per quella che è forse la sponsorizzazione più famosa nella storia del calcio italiano. Anzi, visto che le sponsorizzazioni non erano formalmente permesse, si trattò di una vera e propria acquisizione. Il Lane Rossi centrò la promozione dominando il campionato e restò nella massima serie per 20 anni di fila, un record all'epoca per una provinciale. La promozione del 1955 arrivò con 8 punti di vantaggio sul Padova II e con Enrico Motta, capocannoniere del torneo, con 15 gol realizzati. Brescia 1932-33, 2,14 punti a partita. Un campionato particolare con sole 32 partite giocate per l'esclusione della Monfalconese e le prime due che viaggiarono a ritmo di record. Con 50 punti in 32 partite, il Brescia trovò l'immediato ritorno in Serie A dopo la retrocessione dell'anno precedente, ma fu costretto ad accontentarsi del secondo posto in classifica dietro il Livorno, col Modena a terzo lontano ben 12 lunghezze dalle rondinelle che sfruttarono una difesa super con soli 19 gol incassati.
Juventus 2006-2007, 2,23 punti a partita. Il controverso anno post Calciopoli vide la Juventus imporsi al primo posto in classifica nonostante 9 punti di penalizzazione, frutto delle riduzioni di pena nelle varie fasi del processo. Un'annata particolarissima coi bianconeri che vinsero il campionato davanti a due altre grandi nobili allora decadute del nostro calcio, Genoa e Napoli, schierando in squadra calciatori come Buffon, Trezeguet e Del Piero, che pochi mesi prima avevano giocato la finale mondiale di Berlino e con un pallone d'oro come Pavel Nedved. Benevento 2019-20, 2,26 punti a partita. Nella stagione dell'interruzione a causa della pandemia, che pure spezzò il ritmo dei sanniti, il Benevento, sotto la guida di Filippo Inzaghi in panchina, dominò il campionato, guadagnandosi la promozione addirittura con 7 partite d'anticipo, col miglior attacco e la miglior difesa, una performance indimenticabile per continuità, col record assoluto di media punti sfumato solo nelle ultime giornate a causa delle sconfitte contro Crotone, Trapani e Chievo. Livorno 1932-33, 2,281 punti a partita. 51 punti in 32 partite nel già citato campionato che di fatto fu a 17 squadre per l'esclusione della Monfalconese. Gli Amaranto dominarono assieme al Brescia dopo lo scudetto sfiorato nel 1920, tornarono in Serie A in seguito alla retrocessione del 1931 dopo due stagioni, con i 26 gol del bomber ungherese Janos Neadoma e un attacco da ben 72 gol, impareggiabile per l'epoca, con il Livorno che sfiorò di nuovo lo scudetto nel 1943. Contendendo il titolo fino all'ultima giornata al Grande Torino. Ascoli 1977-78, 2,289 punti a partita. Per tutti gli ascolani la promozione del 1978 è quella dei record, 17 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, Catanzaro e Avellino, e un cammino tra le mura amiche dello stadio del Duca fatto di 17 vittorie e 2 pareggi. Impressionante anche il dato dell'attacco da 73 gol, col secondo migliore che fu quello del Cagliari con 53. Promozione conquistata con 7 giornate d'anticipo, alla 31esima su 38, primato condiviso con il Benevento, anch'esso sul podio di questa classifica. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!